Era l'aprile del 1963. Mi diedero una tuta ed un paio di scarpe. Ero stato assunto in fonderia. Ero un operaio. È stato per me come vincere una grossa somma al totocalcio. Lavorare in fonderia dava delle certezze. Chi vi lavorava guadagnava circa 2000 lire al giorno e lo stipendio arrivava puntuale ogni fine mese. Avevo 22 anni. Mio padre ha iniziato a lavorare in fonderia quando ancora non c'era nulla. Questo ha creato in lui un forte sentimento di attaccamento verso la fonderia. La metteva sempre al primo posto. Sosteneva che non appartenesse solo ai padroni, che ne ricavavano i profitti, ma anche agli operai, ai quali permetteva di formare e crescere le loro famiglie in dignità. Ricordo il caso di un operaio antifascista, un lavoratore esperto, che in occasione della morte di Bruno Mussolini, figlio del Duce, un impiegato gli domandò con malizia cosa ne pensasse. Lui rispose: «Peccato che non sia morto il padre». Dopo qualche giorno, forse a causa di una spiatta, si ritrovò al confino. Tra operai antifascisti e gli altri, i rapporti sono sempre stati improntati al reciproco rispetto. Molti di questi, quando qualche gerarca veniva in visita in fonderia o teneva qualche comizio in paese, si presentavano spontaneamente in caserma. Lavoravano tranquillamente senza sbilanciarsi propagande varie. In alcune occasioni la direzione è intervenuta a protezione di alcuni di loro, che avevano avuto problemi a causa delle loro idee politiche. Lo sciopero del 1949 si concluse con la vittoria aziendale. La direzione riuscì a dividere i lavoratori obbligandoli a firmare la rinuncia all'attività sindacale, pena il licenziamento. Ma nonostante questa pressione, gli operai scesero comunque in sciopero. Tra gli anni 50 e gli anni 60, gli operai erano sottoposti ad un controllo formidabile da parte della direzione. Ricordo che chi militava in partiti di sinistra, in particolare nel Partito Comunista, rischiava molto. Mio padre doveva entrare di nascosto a casa di Giovanni Pisu, che era un comunista. All'interno della fonderia, i lavoratori cessavano di essere dei cittadini per diventare dei numeri che dovevano solamente ubbidire. Dopo il 49, tra gli operai si era formata una sorta di gerarchia. C'era quindi un rapporto di soggezione e si temeva che una mala parola poteva determinare il tuo licenziamento. Sta per arrivare l'ingegner Marini, la conversazione cessa e immediatamente tutti cercano di fare qualcosa. Un operaio prende un motore di 120 kg e lo porta da una parte all'altra dell'officina. L'ingegner Marini dà un'occhiata e se ne va. «Accidenti, dov'è il mio motore?» chiese infine un operaio.